giorno da Mattino 6 per questo martedì 9 agosto. Iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce, Vergine e Martire. Ci andiamo a vedere la sua storia. Edith Stein nasceva a Breslavia, capitale della Slesia prussiana, il 12 ottobre del 1891 da una famiglia ebrea di ceppo tedesco. Allevata nei valori della religione israelitica, a 14 anni abbandona la fede dei padri diventando atea. Studia filosofia a Gottinga diventando discepola di Edmund Husserl, il fondatore della scuola fenomenologica. A fama di brillante filosofa, nel 1921 si converte al cattolicesimo ricevendo il battesimo nel 1922. Insegna per 8 anni. Nel 1932 viene chiamata a insegnare all'istituto pedagogico di Münster in Westfalia, ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali. Nel 1933, assecondando un desiderio lungamente accarezzato, entra come postulante al Carmelo di Colonia. Assume il nome di Suor Teresa Benedetta della Croce. Il 2 agosto del 1942 viene prelevata dalla Gestapo e deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, dove il 9 agosto muore nella camera a gas. Nel 1987 viene proclamata beata e canonizzata da Giovanni Paolo II l'11 ottobre del 1998. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Scelti a caso e poi pestati a sangue, Pescara un nuovo episodio sul lungomare. Due amici finiscono all'ospedale. A centro pagina, lo spettacolo di Olivieri al Teatro d'Annunzio. Chi portereste sull'arca? I pescaresi scelgono le rustelle. Sequestrato all'uscita del bar, viaggio da incubo da Chieti a Pescara, arrestati due giovani. Nelle cronache, a Pescara colpo da 1.000 euro, furto da Ciferni, un'altra vetrina sfondata in città. E poi a Francavilla il festival, parte il Blue Bar, 5 concerti con grandi star. Via i divieti, bagni in mare, oggi dalle 10.40 e l'Arta attacca. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura, Pescara il mare resta vietato. Dopo il blackout degli impianti ACA, nuovi sversamenti provocati dalla pioggia. Il sindaco Alessandrini studia con la regione il progetto del secondo depuratore. E poi la scomparsa Valentina trovata nel Chietino, la fuga è finita. La perdonanza, il programma, la star è Massimo Ranieri. E poi sequestrato e costretto a pagare la scorta di cocaina. Avventura a Pescara per un 30enne di Chieti, arrestati due aguzzini. Cannabis, la mozione per Pellegrini. E poi L'Aquila, Ateneo Bis, coccia rettore. Di spalla spiagge libere, sequestrati gli ombrelloni dei furbetti. Di taglio alto, Pescara, polvere e radici al D'Annunzio, le canzoni di Vinicio Capossela. A Lanciano, estate musicale più forte della crisi, un finale super. E poi il Pescara prende forma, le due pedine che mancano all'attacco di Mister Oddo. Andiamo a vedere anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Intascava le visure camerali, impiegato della Camera di Commercio, indagato dalla Guardia di Finanza. E poi ruspa da scasso, colpo a Roseto, sventrata la nuova stazione di servizio. Ex Saddam, non siamo a Miami, la Globo precisa, ma solo sui prezzi allineati al Lido. Oggi funerali, morto Tirabovi, ultimo partigiano della battaglia di Bosco Martese. E poi cultura, abitare, vedi alla voce pensare. Civitella del Tronto, il vice sindaco salva la Pogliana, la fa curare e poi la libera. Vai Jessica e torna a volare. Di taglio alto, rissa al Festival delle Birre, gli stand chiudono prima sulle cronache di Castellalto. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di vedere anche l'apertura dei quotidiani nazionali, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, provate a mettere un pizzico di entusiasmo in più in tutto ciò che fate, anche se ai vostri occhi si tratta della cosa più ovvia e banale. In amore, vi tocca impegnarvi un po' di più per far funzionare la vostra love story. Toro, vi sentite in splendida forma e in grado di poter fare tutto quello che volete e sarà certo così perché gli astri vi appoggiano in ogni sfera della vostra esistenza. Se il rapporto di coppia funziona, sarete molto vicini al paradiso. G-
Gemelli, gli astri vi danno una marcia in più per iniziare la giornata con il piede destro e i propositi giusti. Stabilite le vostre priorità, oggi nessuno è in grado di ostacolarvi. In campo affettivo tutto si volge a vostro favore. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, neppure ai tipi precisi e meticolosi come siete voi. Perciò non fatela più grave di quanto non sia. Avete assoluto bisogno di trovare un modo per tirarvi su di morale. Uscite e svagatevi. Leone, non lasciate al caso la soluzione di un problema di lavoro, ma impegnatevi a fondo dopo aver deciso cosa fare e in quale direzione agire. In amore, non lasciatevi travolgere da una storia che potrebbe rivelarsi un'illusione. Vergine, scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Bilancia. Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita sociale, riuscite ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e a consolidare quelle esistenti. Sarebbe il caso di dedicare un po' più tempo al riposo e ai piccoli piaceri quotidiani. Scorpione, chi ben comincia è a metà dell'opera. Siete partiti bene, perciò non gettate la spugna di fronte alla prima difficoltà, non sarebbe da voi. Se siete insicuri, chiedete il sostegno di una persona di fiducia. In questa fase sembra che gli eventi vi sfuggano di mano. Non preoccupatevi se non vi sentite padroni della situazione, prendetevi tutto il tempo che vi serve. In amore siete pronti ad incassare un netto rifiuto. Capricorno. Impegni quotidiani, qualche frizione in famiglia, un piacevole incontro con un amico che non vedevate da un po', insomma, una giornata normale. Ponete particolare attenzione alla vita di coppia, che in questa fase è l'ambito più sollecitato. Acquario, sfruttate questo giorno felice perché le stelle sono un tripudio di favori in tutti i settori. Nell'ambito sentimentale riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. Sul lavoro raccoglierete i primi frutti. Dal punto di vista professionale mostrate tolleranza e lasciate che ogni cosa segua il suo corso. Con la persona amata si annuncia una serata intensa e piacevole. Se abbandonerete la vostra disposizione d'animo negativa. Vediamo ora i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine della Repubblica. Referendum ora e scontro sulla data, via libera della Cassazione, il dossier cosa divide, sì e no. E poi Movimento 5 Stelle, il pauperismo, addio. Andiamo ora invece sulle pagine del Corriere della Sera, la battaglia del referendum, via libera della Cassazione, le opposizioni, il governo decida subito la data, nuovo Senato, Renzi, segnali positivi, la minoranza, Dem all'attacco, scontro sui fondi ai comitati. E poi Stadio di Roma, volti fotografati prima di entrare, la debolezza ha vinto su vergogna e potere, Giappone il messaggio di Akito, non ce la faccio più. Le pagine del Tempo, stipendi d'oro per i manager di Stato, aziende pubbliche, ecco quanto guadagnano i dirigenti delle partecipate del Tesoro. Dossier Mediobanca, i big delle quote compensi 31 volte più alti di quelli dei dipendenti. Editaio Alto, la Corte dei Conti svela gli sprechi della RAI, contestate le consulenze esterne e i costi delle società controllate. A centropagina triplicati i casi di bambini contesi e portati via dall'Italia, ogni giorno rapiti 18 minori. Il Fatto Quotidiano è stato faccia di mostro a uccidere Borsellino, il verbale, il pentito, lo giudice accusa l'ex agente dei servizi segreti. Nuovo corso, battute sul premier vietate, Francesca Fornario lascia Radio 2, RAI non si scherza su Renzi.
Libero questi due ci hanno scocciato, i tifosi dei profughi. Mentre a Ventimiglia i nuovi No Global, pro immigrati, armati di tutto, punto, organizzano la guerriglia contro le forze dell'ordine e gli agenti ci lasciano le penne, Boldrini e Grasso non perdono occasione per fare spot pro invasione. E poi agli azionisti del Veneto 10 centesimi, ai dirigenti somme ingenti, banchieri strapagati e banche fallite. La stampa, Milano in emergenza, arrivano 3.300 migranti respinti dal confine. A Chiasso la polizia di frontiera non fa passare neanche i minorenni. Il comune dice onda record, rischiano di restare per strada. E poi Rio, i giochi si tingono d'azzurro con i grandi nel medagliere. L'Avvenire, la strage del diritto, il fatto agguato al presidente degli avvocati, poi una bomba all'ospedale contro i legali, 70 morti, obiettivo imporre la sharia. Migranti, confini sotto pressione. Il Gazzettino, Veneto Banca, la scure di Atlante, durissimo messaggio di Penati all'Assemblea, basta credito agli amici e stop a lussi e sprechi. L'Assemblea Anselmi, nuovo presidente, la promessa azioni ai soci a 0,10 euro, apertura sulla fusione. E poi la politica, via libero per il referendum, Renzi dice non è un voto su di me. Il manifesto, imboscata in ospedale a Chetta, 69 vittime. A centropagina l'autografo, la richiesta di referendum costituzionale voluta da Renzi, supera per un pelo la soglia minima di firme. Tanti dubbi, ma la Cassazione dice no alla trasparenza. Il comitato governativo del sì riceverà 500 milioni di rimborsi, più di ogni risparmio immaginabile con la riforma. Il Premier rinvia ancora la data del voto. Il Mattino, pensioni, prestito per tutti, uscite flessibili fino a 3 anni e 7 mesi per statali, privati e autonomi. Il governo stanzia 1,5 miliardi, possibili restrizioni su no tax area e 14esime per pensionati. E poi l'Italia dei cecchini, Campriani e Doro, Rio 2016. Pellelo argento nel tiro al piattello. Il sì al referendum, urne a novembre, riforma costituzionale, l'ok della Cassazione. Renzi dice non è una sfida su di me. La Gazzetta del Mezzogiorno, via libera al referendum, l'ok della Cassazione, pressing sul governo, subito la data del voto. Renzi dice discutiamo dei contenuti, sinistra Dem dice ritoccare l'Italicum. E poi agguato a Bari Vecchia, gambizzato, incensurato. Investito il ragazzo ferito, chiarito il giallo di Ostuni. Al sud sale in cattedra la protesta dei docenti. In Regione Puglia no a trasferimenti in massa. Giannini dice a settembre in ruolo 32.000 prof. L'unità è il referendum degli italiani. Cambiare l'Italia? Sì, dopo il via libera della Cassazione alle urne il 20 o 27 novembre su un unico quesito referendario. La Boschi dice la parola agli elettori e Rosato questa è una storica battaglia, adesso coerenza massima, unità e mobilitazione. Ora andiamo invece sulle pagine del quotidiano Il Centro, anche qui iniziamo dalle pagine nazionali, si parla dell'emergenza immigrazione. Gabrielli dice migranti via da Ventimiglia, situazione grave, il capo della polizia, necessario decomprimere il confine, ma la morte dell'agente Turra non è colpa dei no border. E poi la ricerca dell'Istituto Toniolo, Europa e più integrazione, i giovani si sentono sicuri. La riforma costituzionale, referendum, via libera della Cassazione, ora lo scontro sulla data. Renzi la vorrebbe spostare dopo la legge di stabilità e le opposizioni chiedono di indicarla subito. Terrorismo, l'offensiva, strage di avvocati in Pakistan, a Chetta, 70 morti e 112 feriti in attacco kamikaze. Rivendicano i talebani, vogliamo la sharia. La Delta Airline va in tilt, caos voli in tutto il mondo, blackout elettrico blocca il sistema informatico nel quartier generale di Atlanta, saltano le operazioni negli scali internazionali, migliaia di passeggeri in difficoltà. Giappone, Akito verso l'addio, l'imperatore in TV, sono vecchio, temo di non riuscire ad andare avanti. E poi Stati Uniti 2016, Trump, meno tasse per l'America, Hillary è avanti di 12 punti e il tycoon rilancia, poi attacca la Cina. Docenti in piazza, troppi trasferimenti verso scuole del nord, centinaia di insegnanti ai cortei di Palermo, Bari e Potenza. Il ministro Giannini ha detto il ministero sta esaminando tutte le segnalazioni.
Domani l'Assemblea Capitolina, rifiuti un summit Raggi Muraro, il sindaco difende l'assessore in consiglio, andrà all'attacco del PD. E poi l'opera finanziata da Della Valle, dubbi sul restauro del Colosseo, la Corte dei Conti, finanziamenti e tempi, così si rischiano sprechi. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, 60 anni fa la strage in miniera, Marcinelle simbolo dell'Italia operosa. Il messaggio del presidente Mattarella per le celebrazioni in Belgio, Grasso dice quella tragedia ci aiuti a capire l'emigrazione. La memoria di quei martiri sia uno sprone per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. Andiamo avanti sempre sulle pagine del centro, andiamo su quella di Pescara, allarme sicurezza, il caso bodyguard per le commesse del centro, alla chiusura dei negozi, accompagna le ragazze all'auto, alle auto parcheggiate nell'area di risulta, con lui ci sentiamo al sicuro. E poi dice Gianni Taucci di Confesercenti, da tempo chiediamo pattuglie nelle ore di chiusura dei negozi per tutelare il personale, i titolari che si spostano con gli incassi della giornata. Di taglio basso la pizzeria di Viale Bovio derubata di 1000 euro, furti a colpi di scooter, Ciferni è l'ultima vittima. Una notte da incubo da Chieti a Pescara, sequestrato e rapinato all'uscita del bar, costretto a prelevare al bancomat e a portare i due aggressori con l'auto a Rancitelli, poi arriva la polizia e scattano le manette. Un'operazione, come hanno spiegato le forze dell'ordine, tempestiva perché poteva finire davvero male per un ragazzo. Ascoltiamo tutto in questo servizio. Lo hanno avvicinato chiedendogli un passaggio in auto al termine di una serata e lo hanno minacciato, picchiato e successivamente derubato di un telefonino e del portafogli, intimandogli anche di ritirare al bancomat 100 euro per andare ad acquistare la droga nel quartiere Rancitelli. L'episodio è accaduto venerdì scorso e la vittima è un 29enne di Chieti, mentre i due aggressori sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura di Pescara. In manette infatti sono finiti Omar D'Amico, 23 anni, e Pierluigi Bellia, di 21, entrambi residenti a Chieti. Ed è stata una fortuna riuscire a fermarli prima che potesse avere magari questa serata un epilogo più infelice. Qui noi siamo soddisfatti di aver pattugliato nel migliore dei modi nella nottata in questione quella zona, in questo servizio che era proprio destinato a questo e aveva come funzione quello di prevenire e reprimere eventuali reati contro la persona, contro il traffico di stupefacenti, contro il patrimonio, ma ovviamente ci dovranno essere degli ulteriori approfondimenti vista la gravità di quello che è successo. Comunque sembrano per il momento far configurare proprio queste ipotesi di reato, un sequestro di persona, rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti, con il sequestro di persona e la rapina che sono già cominciati in ambito chietino per poi finire e terminare dopo 3 ore grazie al nostro intervento a via Lego di Capestrano a Pescara. All'interno dell'auto gli agenti della polizia hanno anche recuperato, grazie alle indicazioni del giovane pestato, un involucro con 50 grammi di hashish e poi a terra nelle vicinanze un altro piccolo involucro con mezzo grammo di cocaina gettato dall'auto e probabilmente acquistato poco prima. La vittima è stata medicata in pronto soccorso all'ospedale di Pescara per ferite al volto e giudicata guaribile in 10 giorni. La vittima ha ringraziato gli agenti, ha detto: sono orgoglioso di pagare le tasse perché mi avete salvato la vita. Ovviamente era molto scosso, aveva subito parecchie percosse, parecchie botte. Aveva paura sicuramente che l'epilogo della serata fosse diverso, per cui quando ha visto i poliziotti che fermavano la macchina dove era stato sequestrato, è chiaro che era contentissimo. Ancora cronaca e ancora un caso purtroppo del knockout game, guardate qua. Presi a pugni per gioco sulla Riviera Nord, in due pestati da una gang durante la notte bianca. Uno ha un braccio rotto, l'amico dice: mi sono ritrovato con la faccia nel fango, volevano passare una serata in compagnia tra gli amici e avevano scelto la notte bianca in programma domenica scorsa in città per festeggiare al meglio. Per due ragazzi di Penne, di 28 e 18 anni, tutto è filato liscio fino alle 4:30 del mattino, quando, passeggiando sul lungomare per far ritorno alla propria auto all'altezza dello stabilimento Il Moro, sono
stati aggrediti da 4 ragazzi. Scaraventati oltre le siepi della spiaggia e colpiti con calci e pugni al volto, in testa e sul collo. Uno dei due, il più grande, dopo aver recuperato un minimo di forza, ha messo in fuga i tre che nel frattempo stavano aggredendo il suo amico e ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. E poi il centro fa anche un richiamo a quella che era stata un'altra aggressione. Guardate qua, sulla strada Parco, in un locale a spasso, 3 vittime nelle ultime 2 settimane. La vittima più grave del knockout game è un 38enne aggredito a fine luglio lungo la strada Parco, mentre con un amico stava raggiungendo la Lampara al parcheggio alle spalle delle Naiad. Il giovane è stato avvicinato con una scusa, steso a terra con un pugno in volto da uno dei 4 giovani che si sono avvicinati. È stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale ed è stato sottoposto ad un lungo intervento. Bagno sì, ma dopo le 10:40 e l'ART attacca la regione. Prorogato a questa mattina il divieto di balneazione tra via Galilei e via Muzia. Micone difende l'azienda e dice è colpa di chi non ci mette in condizioni di lavorare. E poi l'annuncio di D'Alfonso: Pescara avrà un nuovo depuratore, una delibera di giunta che stanzierà 100 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a beneficio dei sistemi regionali di depurazione, dei quali almeno 30 saranno destinati all'area metropolitana di Pescara. A piedi o in bici a Spoltore c'è il ponticello Fosso Grande. I sindaci Alessandrini e Di Lorito inaugurano l'opera rimasta incompiuta dal 2009. E poi di taglio basso i servizi nei 13 uffici, poste gli orari di agosto e infine il giro di vite del comune. Cani via a controlli e multe, siamo sempre sulla cronaca di Pescara. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, la domanda ovviamente è: dopo un weekend che è stata all'insegna del maltempo e delle temperature in diminuzione, questa settimana quali sono le previsioni? Ma se parliamo del tempo previsto per le prossime ore, sarà una bella giornata di sole su tutto il territorio regionale, fatta eccezione delle zone montuose dove durante le ore centrali della giornata, nel corso del pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di alcuni addensamenti che però non dovrebbero produrre fenomeni di rilievo e tenderanno ad attenuarsi in serata, in nottata. Sarà una bella giornata con temperature in aumento ma tassi di umidità ancora piuttosto gradevoli, anche perché sarà ancora presente una moderata ventilazione settentrionale, soprattutto lungo la fascia costiera. Ma il tempo sta cambiando, Francesca, perché, come avevamo annunciato già nei giorni scorsi, una perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia tenderà ad interessare gran parte delle nostre regioni e lo farà a partire da questa sera, iniziando ad interessare le regioni settentrionali, per poi iniziare a scendere nella giornata di domani sulle restanti regioni del nord Italia e su parte delle regioni centrali. Quindi già nel corso della giornata di domani assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità ma anche dell'instabilità sulla nostra regione, perché il peggioramento si estenderà su Toscana, Umbria e Marche, lambirà la nostra regione nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio non si escludono formazioni temporalesche sulle zone montuose in estensione verso il settore orientale della nostra regione. Attenzione, perché poi l'instabilità invece si farà sentire soprattutto nella giornata di giovedì, quando avremo un cielo nuvoloso con annuvolamenti consistenti associati a dei rovesci e a dei temporali, accompagnati da un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che daranno luogo anche a una nuova generale diminuzione delle temperature. Quindi ancora tempo fresco ed instabile, Francesca, una situazione che continuerà ancora pur in miglioramento nella giornata di venerdì, quando avremo ancora venti moderati dai quadranti settentrionali, ma c'è anche una buona notizia, nel senso che alla luce dei dati attuali a nostra disposizione il fine settimana trascorrerà all'insegna del bel tempo a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che dovrebbe garantire anche un progressivo aumento delle temperature. Quindi sia la giornata di sabato che le giornate di domenica e lunedì dovrebbero essere caratterizzate da tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento. Ma ripeto, dovremmo fare i conti con un nuovo peggioramento a partire da mercoledì pomeriggio sera e soprattutto nella giornata di giovedì, Francesca.
Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Eccolo qua, ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, qui troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore per monitorare un po' quello che è la situazione. E sulla destra, quelli che vedete, come segnaliamo sempre, sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale quello che succede su tutta la nostra regione. Noi suggeriamo anche i due profili Facebook, uno si chiama Abruzzo Meteo e questa è la pagina ufficiale dove troverete tutto quello che è presente nel sito internet, i bollettini aggiornati nel corso delle ore per avere sempre a portata del vostro telefonino tutto quello che è la situazione meteo. E poi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, qui troverete qualche curiosità in più come la foto scattata alle prime luci dell'alba, eccola qua, dove Giovanni De Palma segna anche quella che è la rilevazione della temperatura e ricordiamo viene scattata da Monte Silvano. Troverete i bollettini e tutto quello che è presente nella pagina ufficiale, troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo per gli appassionati per capire un po' come funziona il lavoro dell'esperto meteo e troverete anche importante le segnalazioni degli utenti, ovvero foto e video postati sulla bacheca di Giovanni per segnalare particolari situazioni trovate all'interno del nostro territorio per da un lato mettere al corrente Giovanni De Palma e dall'altro tutti gli utenti che sono connessi alla pagina ed è un ottimo modo per muoversi sempre in sicurezza, perciò noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20 e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro, si torna a parlare di Notte Bianca, ma per un fatto. Cuzzi dice Notte Bianca un successo comunque, ma Carotone se ne va, questa è la notizia. Il cantante ha chiuso in anticipo polemico l'esibizione, stasera tocca a Pescara Vecchia con 3.000 candele accese. Ed eccole qua le dichiarazioni, scusatemi, ci tenevo a suonare ma non è stato possibile, non è stata solo la pioggia, ci sono i tendoni, esistono gli ombrelli, ma siamo umani e gli esseri umani sono fatti così. Finale a sorpresa in anticipo per il concerto del cantante spagnolo Tonino Carotone che domenica sera ha interrotto, evidentemente irritato con l'organizzazione, la sua esibizione nel corso della Notte Bianca. Vi voglio bene, va bene così, l'importante è che il Pescara è in Serie A. Queste sempre le sue dichiarazioni. Ritardi e opere sospese per i cantieri elettorali. Francavilla al centro di vivaci polemiche nei giorni della tornata amministrativa. Quasi tutti gli interventi pubblici annunciati dal sindaco devono essere ultimati. E poi al Via Made in Francavilla, vino, olio e ceramiche locali in esposizione per i turisti. A Cepagatti Di Meo dice sui lavori pubblici opposizione pretestuosa. Pianella, la cronaca arrestata per la marijuana in casa, scatta l'accusa di spaccio di droga nei confronti di una 21enne. Il cartellone di Monte Silvano, domani negozi aperti fino alle 2, festa estiva, c'è la Notte Blu con tanta musica e cabaret, evento organizzato dai commercianti di Monte Silvano nel cuore tra cover band, DJ set ed esibizioni di danza. Disponibili due bus navetta ed ecco le strade chiuse, trovate tutte le indicazioni sulle pagine del centro. Terme di Caramanico a credito di 5 anni per la riabilitazione. Decreto della Regione conferisce allo stabilimento nuove più efficaci prestazioni sanitarie e assistenziali. Appena dopo 10 anni torna da oggi la festa di Santa Chiara. E poi di taglio basso, penne troppo grande per i borghi d'Italia. Le parole del vice sindaco Ferrante accendono lo scontro con l'ex primo cittadino D'Alfonso. Popoli basket 3 contro 3. Ecco tutti i vincitori del torneo. Facciamo una pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ancora sulle pagine del centro, ora andiamo sulla pagina di Chieti. Visite impossibili al policlinico. Esami a urologia puoi farli solo se paghi. Agenda delle prenotazioni chiusa, un paziente esasperato si rivolge al tribunale del malato, l'ASL va indicata l'urgenza. E poi il caso Pellegrini, Mazzocca dice cannabis per cure, diamo attuazione alla legge.
Andiamo sulla pagina di L'Aquila, la mala sanità, osteoporosi, 4 mesi di attesa o paglia. Ad Avezzano bisogna aspettare novembre per eseguire la MOC. A Tagliacozzo il macchinario è rotto da 2 anni. E poi, fine dell'incubo, è stata ritrovata Valentina, intercettato il telefonino, riconosciuta in un bar a Monteferrante grazie alla sua foto su Il Centro. Allora è arrivata ieri nel primo pomeriggio la notizia del ritrovamento della giovane scomparsa da 3 giorni da casa, una buona notizia, è stata ricostruita anche la dinamica, vediamo. È stata ritrovata nel Chietino la ragazza andata via di casa dopo una lite. Non volevo stare a casa, così ha detto la 22enne di Preturo, in provincia di L'Aquila, di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa 3 giorni fa. Ai carabinieri che l'hanno ritrovata in provincia di Chieti, a Monteferrante, dopo una segnalazione. Uscita di casa con un borsone dopo una discussione in famiglia, la giovane è stata cercata da una task force di vigili del fuoco, polizia, carabinieri, forestale e finanza. Sarebbe giunta a Monteferrante nel tardo pomeriggio di domenica, sola. Dopo aver vagato per il paese, una signora anziana del luogo l'avrebbe ospitata in casa sua. Oggi alcuni abitanti del paese hanno chiamato i carabinieri di Bomba, che l'hanno riconosciuta dalla foto diramata dalla famiglia. Ancora sulle pagine del Centro, quella di Teramo, l'inchiesta dopo la denuncia dell'ente. Camera di commercio, spariti 86.000 euro, dipendente indagato. L'impiegato addetto alle visure è accusato di peculato per aver intascato i soldi degli utenti. L'ente lo sospenderà. Il partigiano aveva 94 anni e è morto Tirabovi, l'ultimo testimone di Bosco Martese. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Anzi, torniamo sulle pagine del Centro, andiamo a vedere il cartellone degli eventi. Questa sera a Capossella siamo Polvere e Ombre, il cantautore oggi al D'Annunzio di Pescara con Le canzoni della cupa. E poi ancora Hacker Camp a Pescara, gli smanettoni di Moca tornano per 3 giorni all'ex caserma di Cocco. E poi Quartetto Fancelli al porto turistico di Pescara. E poi Pescara Silvestri incontra i nostri lettori, ieri l'esibizione del cantante per Estatica. Francavilla, parata di star al Blue Bar Festival, 5 giorni di grandi concerti con Teresa De Sio, Gragnaniello, Finardi e Drupi, il 13 la chiusura invece con De Gregori. Ora invece ci spostiamo, andiamo a vedere una notizia uscita proprio sulle pagine social del presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Ieri sera c'è stato il conferimento della cittadinanza onoraria a Letto Manoppello a Gianluca Ginoble del trio Il Volo. Ed eccolo qua il presidente che fa vedere quello che è stato lo svolgimento della cerimonia. È un conferimento che ha avuto un grande seguito, una grande partecipazione e soprattutto ha avuto anche, insomma, delle parole che il presidente ha dedicato al giovane cantante rosetano. Vediamo intanto quelle che erano le persone presenti, perché ovviamente c'è stata grande affluenza di persone, soprattutto per la cittadinanza che ha voluto proprio attribuire questa onorificenza al giovane cantante. Allora vediamo proprio tra... ed eccolo qua. Queste sono immagini girate proprio dal pubblico di Letto Manoppello. Questa è la giornata in cui c'è stato proprio l'incontro con il pubblico, con la cittadinanza, ed eccola qua, insomma, il bagno di folla. E poi ci sono state delle parole che il governatore ha voluto rivolgere, da un lato al cantante, dall'altro invece proprio alla cittadinanza, ricordando l'importanza dell'Abruzzo e l'importanza di chi porta l'Abruzzo proprio fuori dai suoi confini regionali, in questo caso dobbiamo dire proprio internazionali. Allora ascoltiamo una parte del discorso del governatore. La cittadinanza la si prende, c'è un dibattito in corso in Europa, o per ragioni di sangue o per ragioni di suolo. Invece noi stiamo esaltando la cittadinanza in ragione dell'onore. E l'onore che cos'è? L'onore coincide con la condotta, col comportamento, con i risultati che si sono conseguiti nella vita lavorativa, nella vita appassionata, nella vita culturale e artistica. Ed è il caso di Gianluca Ginoble, che impegna lui verso di voi e noi, ma che impegna voi e noi nei suoi confronti. Noi abbiamo bisogno di concepire esattamente il valore dell'arte e della musica, perché l'arte e la musica, quasi come la fede, la religione, mette insieme tutti. Perché intanto arriva lontano, scavalca i tempi, consegna quasi l'immortalità
fra 30 anni, 50 anni, 60 anni, anche i bambini che non ci sono adesso, che arriveranno, potranno sentire la musica, le canzoni, le parole, la riflessione, la cultura di Gianluca Ginoble. Quindi questa grande lezione che arriva dall'arte, che mette insieme i popoli, li fa parlare, li mette in pace i popoli e ci consegna l'immortalità. Io auguro a questo paese che prenda anche insegnamento da ciò che lui dice e da ciò che lui ha fatto. Complimenti Gianluca. Ora sulle pagine del Messaggero, il progetto Toto come Umbrina non passerà. Vertice a Raiano di ambientalisti e sindaci Peligni. E poi ancora i sentieri diventeranno carrabili e polemica. L'emendamento proposto da Lorenzo Sospiri, ma è stato votato in modo trasversale dalla maggioranza. Sembra che tutto sia nato da una multa elevata a due sele controllori che si è aggiunta a quelle che a decine la foresta sta elevando sui monti abruzzesi. Una specie di mattanza, insomma, che ha convinto la Commissione Ambiente della Regione ad approvare un emendamento proposto da Lorenzo Sospiri che libera la circolazione su tutte le strade sterrate d'Abruzzo, purché ci si mantenga a 5 metri dal ciglio stradale. La pagina di Pescara, altre 24 ore senza tuffi, Alessandrini costretto a prorogare l'ordinanza, poi corre in regione per discutere del progetto di secondo depuratore. Si infiamma la polemica a tre con l'azienda acquedottistica. Forza Italia accusa il sindaco, vuole favorire il ritorno al passato. Dopo il blackout è arrivata la pioggia, l'ACA ha comunicato lo sversamento diretto delle fogne nel fiume e a Vallelunga. E poi anche qua il neo di Carotone nella notte bianca, l'abbandono anticipato del cantante nel corso della sua esibizione. Di taglio basso, Fosso Grande, festa per il Ponticello, servirà pedoni e ciclisti di Pescara e Spoltore, inaugurato ieri dopo 8 anni di attesa. Lo sequestrano per comprare droga, notte da incubo per un trentenne di Chieti, per ore in balia di due amici che lo hanno preso ostaggio all'uscita di un locale. Costretto a far rotta su Rancitelli e rapinato per rifornirsi di cocaina in manette Pierluigi Bellia e Omar D'Amico. È riuscito a salvarsi fuggendo verso un'auto della polizia, ha fatto i nomi dei due aguzzini acciuffati poco dopo. Ancora cronaca, il flagello, spaccate senza tregua i ladri anche da Ciferni. Vetrina infranta e cassa ripulita, la banda è tornata in azione dopo la pausa del weekend. Canto polvere e radici in una parola l'Abruzzo. Vinicio Capossela stasera a Pescara con il tour alle canzoni della Cupa. Siete i pronipoti di John Fante. Da voi in Abruzzo mi trovo sempre a mio agio. Il cantante di casa nel ristorante di Franco e Laila, gli amici conosciuti a un concerto del 1° maggio. E poi cena sotto le stelle a Pescara Vecchia, tutti gli appuntamenti di San Lorenzo. Di taglio basso, Lady Coumadin ricusa i giudici, il delitto perfetto, colpo di scena al tribunale del riesame. I giudici, dice la donna, hanno già rigettato il ricorso di Gruosso. La pagina di L'Aquila, Valentina ritrovata sana e salva, era bomba ospite di un'anziana. Alcuni degli abitanti del piccolo centro l'hanno riconosciuta dalle foto pubblicate. Per pochi istanti il cellulare della ragazza aveva agganciato un ripetitore del chietino. Lei ha detto: non volevo stare a casa, così la giovane, i carabinieri che le hanno chiesto il motivo della fuga. Di taglio basso la ricostruzione sotto inchiesta all'ex clinica San Giuseppe. E di spalla il Gran Sasso Institute, coccia il primo rettore. Unanimi riconoscimenti verso il direttore uscente. L'elezione è il risultato più atteso da tutta la comunità. E poi il call center Globe Network, trattativa chiusa, salvi 200 posti di lavoro. La perdonanza ha svelato il programma, oltre 100 iniziative, edizione numero 722 nel segno del messaggio giubilare. Chiuderà il concerto di Ranieri e poi la grande maratona jazz. Solidarietà, cultura, arte e tipicità dal 16 agosto e fino al 4 settembre un grande contenitore. I temi, la bolla dal saluto del Papa al restauro al termine della kermesse, il prezioso simbolo sarà trasferito nell'istituto specializzato a Roma.
Ars, arrivano gli uffici della polizia locale su Avezzano. Lo spostamento, che doveva restare riservato, è trapelato durante la notte della settimana marsicana. Bisognerà aspettare i risultati degli esami antisismici e poi il trasloco potrà avere definitivamente esecuzione. A Sulmona la giostra gran chiusura con il concerto di Arbore. Ieri arrivate le meraviglie dall'India per lo scambio e il gemellaggio culturale. E poi le auto storiche non evitano la multa a Sulmona, saranno in 20 a ritrovarsi da pagare una sanzione piuttosto salata. A Chieti i mercati scatta la rivoluzione, arriva il bando, addio proroghe. È uno degli effetti della direttiva Bolkestein. Cesseranno anche le concessioni di posteggio. Uffici comunali al lavoro per preparare l'avviso, interesserà 500 venditori ambulanti. E parla l'assessore al commercio di Chieti, Carla Di Biase, che dice via i camion saranno installati i bagni chimici. Di taglio basso Mazzocca dice ora le norme per curare pellegrini. L'estate musicale, ecco i grandi concerti. Lanciano, la rassegna frentana è più forte della crisi e dei tagli. Tre serate da non perdere in programma tra oggi e giovedì. Si comincia stasera con il Faculty Concert Performance e domani si esibirà l'Orchestra Sinfonica Internazionale. E poi vietato l'accesso a Punta Ferruccio, convocato un vertice in prefettura ad Ortona a impedire l'ingresso ai numerosi turisti, i lavori che le ferrovie stanno eseguendo per rendere sicuro il transito dei treni. E sempre a Lanciano, viabilità, la ricetta di nuovo senso civico, sia le piste ciclabili, ma non basta. In città si è aperto un interessante dibattito sui temi ambientali. Per Mastrangelo occorre sostenere l'iniziativa con una grande campagna informativa. Stop alle auto. Teramo, nessun evento in centro, i vandali possono scatenarsi. Preso di mira lo smart store a due passi dal Duomo e vicino al comune. Il proprietario ha trovato la vetrina sfasciata da un'auto guidata da ubriachi e allarme. Anche il parco fluviale, l'anello verde di 11 km, è stato fatto a pezzi senza la vigilanza. E poi l'inchiesta, Camera di Commercio, un dipendente nei guai. Secondo la procura, Giuseppe Antonini avrebbe sottratto 86.000 euro per un presunto peculato sulle visure. Di taglio basso i commercianti, niente vacanze per la crisi. Pochi giorni giusto per far rifiatare il personale, ma domenica scorsa serrande abbassate. Andiamo a Giulianova, dopo 43 anni ecco il castrum, posizionati il manto in erba sintetica ed anche le torri faro, sono iniziati i lavori della tribuna da 500 spettatori. Leo Deustacchio dice contiamo di restituire l'opera ad ottobre, l'impianto in terra battuta era stato inaugurato nel 1973. Soddisfazione espressa dal sindaco Mastromauro nel corso del sopralluogo. Ad Alba Adriatica, banda specializzata svaligia la gioielleria. Il colpo presso la Cicchetti, il bottino supera i 50.000 euro in azioni, un gruppo criminale. Andiamo ora invece sulle pagine del quotidiano La Città, dove in apertura si parlava proprio del caso della Camera di Commercio di Teramo, dove un dipendente è stato accusato di aver rubato, estratto 86.000 euro nel corso di 5 anni e l'accusa è stata quella di peculato aggravato. E allora ripartiamo proprio da qua. In apertura invece, eccolo qua, il dipendente che intascava i soldi delle visure, la magistratura mette sotto inchiesta un impiegato cinquantenne, negli anni si sarebbe appropriato di 86.000 euro. A far scattare le indagini della Guardia di Finanza una segnalazione, da lì sono partiti i controlli che vanno dal 2011 al 2016, allora abbiamo fatto la ricostruzione in questo servizio. Un importo messo insieme in poco più di 5 anni, dal 2011 al 19 febbraio 2016. Piccole somme raccolte di nascosto, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Somme che, da quanto conteggiato dalla Guardia di Finanza di Teramo, gli avrebbero permesso di intascarsi oltre 86.000 euro di soldi pubblici. Luciano Antonini, 50 anni, dipendente della Camera di Commercio di Teramo, addetto allo sportello anagrafico, certificati e visure, avrebbe intascato parte delle somme ricevute dal rilascio delle visure camerali. A conclusione delle indagini preliminari coordinate dal PM Andrea De Feis, Antonini è accusato del reato di peculato aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
Le Fiamme Gialle hanno calcolato che nel solo biennio 2011-2012 abbia sottratto oltre 60.000 euro, mentre dal 2013 al 19 febbraio 2016 oltre 25.000 euro. Secondo le indagini, il modus operandi era il seguente. Antonini, nella sua qualità di addetto allo sportello della Camera di Commercio che rilasciava visure camerali, avrebbe sottratto negli anni ingenti quantità di denaro da lui incassate quali diritti di accesso degli utenti, facendo figurare le somme ricevute frutto di erronee richieste annullate alla chiusura di cassa. Torniamo sulle pagine del quotidiano La Città, si parla della banda dei marocchini, bici di lusso rubate. E allora scatta la proposta da parte delle forze dell'ordine su come fare per cercare di riaverli. I fratelli denunciati dalla squadra mobile avevano messo in piedi un giro di furti anche nelle Marche. Il Recupero dice: da questa mattina sono disponibili sul sito della questura tutte le foto e i dettagli delle biciclette rubate dalla mobile. E poi di taglio basso la cronaca: Piazza Dante, via Carducci, ostaggio di vandali e parcheggi fai da te. Pali divelti, incuria, accesso alle zone interdette dal cantiere del gas e nessuno controlla, i residenti protestano. Andiamo avanti, la provincia, rissa bottigliate al Festival della Birra. Volano parole grosse, poi vengono alle mani, i carabinieri cercano i protagonisti che se le sono suonate domenica sera. Una nuova formula, in paese crescono le lamentele per i comprensibili disagi causati dalla festa lungo le vie del borgo. Di taglio basso, religione, inizia questo pomeriggio la 36esima Tendopoli di San Gabriele. La manifestazione si aprirà con il saluto del vescovo Michele Seccia e con l'arrivo della fiaccola della Speranza. Doppia minaccia sulla strada per Cusciano, grossi massi si staccano da una parete mentre la strada frana a valle, a rischio l'unica via di accesso. Sul posto le GADIT, i vigili del fuoco, il sindaco Gianni Di Centa e il suo vice Andrea Guizzetti. E poi cronaca, sani e salvi, fungaioli pescaresi dispersi tra i boschi della Morricana. Si sono rifugiati in una grotta, un altro intervento domenica per recuperare un 21enne disperso a Crognaleto. 3 minuti per rubare 80.000 euro di gioielli, un colpo da professionisti alla gioielleria Cicchetti nella centralissima via della Vittoria ad Alba Adriatica. La tecnica, la banda di 5 ladri incappucciati e vestiti di nero ha sfondato la vetrina a colpi di mazza. E poi a Sant'Omero brucia il tetto di Villa Corallo, ferito un pompiere, distrutto un quarto della copertura, l'incendio partito durante dei lavori. Le spiagge, leggende e ritardi, Pepe interviene sull'erosione. Dopo la stagione, Alba e Martinsicuro seduta a un tavolo per concordare gli interventi. Andiamo avanti, liberata la Poiana salvata da Tulini, il vice sindaco di Civitella l'ha recuperata un mese fa, ferita lungo la bonifica. Jessica, così è stata ribattezzata, si è liberata in volo dall'abbazia di Montesanto. E poi ex Sadam, i prezzi delle case? Non siamo mica Miami. Il geometra della Globo precisa che il costo degli immobili sarebbe in linea col mercato del Lido di Giulianova. Traffico, Colle Ranesco fa altre proposte sul traffico. Comitato chiede rotatorie e annuncia un'imminente raccolta firme. Assalto in Ruspa, la colonnina del Self a Roseto, devastato il distributore di Voltarrosto inaugurato la scorsa settimana. Danni ingenti, la stazione di servizio appena inaugurata, sventrata per appena 4.000 euro di contanti incassati. E poi Roseto, dalla politica alla strada, Angelini guida la caccia all'erbaccia, consigliere comunale, decespugliatore. Astolfi fa quadrato sul centro turistico Italiani, da ex assessore a contiguo PD. Ad Atri la maggioranza attacca per difendersi sul pasticcio in consiglio comunale. Tutti i responsabili cercano solo di scaricare le colpe di una gestione fallimentare del CTL. Di taglio basso, sempre Roseto, si ritrovano 30 anni dopo la maturità al Moretti, una rimpatriata conviviale e Roseto per gli ex alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale. La cultura Valle Siciliana, tornano i Mendoza a Tossicia, la rievocazione storica dedicata a Don Hernando dell'Alarcon e alla sua corte. E a Civitella, in fortezza, notte sotto le stelle col FAI Giovani. Domani la serata sull'astronomia con le osservazioni al telescopio. Abitare, vedi alla voce pensare, dall'urbanistica all'ecologia, il tema coinvolge tutto, comprese filosofia e anche poesia.
La pagina dello sport, il Teramo serve un tassello a centrocampo, la società fa il punto dopo i primi test stagionali, si riapre il discorso per Danilo Bulevardi del Pescara. Oggi la ripresa dopo il riposo di ieri, i biancorossi di nuovo al lavoro, saranno verificate le condizioni di Petrella, Ilari e del capitano Speranza. Prima di Ferragosto probabile un'altra amichevole. E i dilettanti contro Guerra, il team manager del Cosenza dice nel calcio nulla è scontato. Il dirigente Vibratiano illustra le trattative di mercato e dà un giudizio sul prossimo campionato di promozione. Ora passiamo alla pagina dello sport anche nel quotidiano Il Messaggero. E qua si parte dalla Serie A, dal Pescara. John Beresilva frenata, il difensore della Roma ha un ingaggio molto elevato. Sebastiani chiede collaborazione ed anche il Torino non molla l'uruguaiano. Per Mister Oddo è già emergenza in difesa. E poi di taglio basso il bomber di razza cerca, si trotta dal Sassuolo, resta il favorito. Il Pescara ha bisogno di due punte, su Rodriguez c'è anche il Penarol. Carraro, il Teramo, mi fa piacere essere protagonista. Federico Carraro è uno dei giocatori a cui guardano con più curiosità i tifosi del Teramo, che lui vorrebbero riporre speranze di futuri sogni di gloria. Mi fa piacere che si parli bene di me, racconta il 24enne trequartista. Siamo ancora all'inizio della stagione e a parte i test che stiamo affrontando è il campionato che conta. Pescara e Montesilvano hanno obiettivi diversi, il calcio a 5 donne, le campionesse d'Italia lotteranno per confermare il titolo, l'altra abruzzese è stata inserita nel raggruppamento A. Mercato chiuso per il team della Salvatore con la Nicoletti dalla Villa Ortega e Mendes. Ora invece passiamo allo sport nelle pagine del centro. E allora vediamo quello che è un resoconto del calciomercato, si è parlato di quelli che sono gli obiettivi di mercato del Pescara e soprattutto di quelle che sono state anche le richieste del tecnico Massimo Oddo. E allora facciamo il punto della situazione in un servizio di Andrea Costantini, vediamo. Mettere subito a posto la difesa, e questo è il chiodo fisso di Massimo Oddo, e su questo binario si stanno muovendo il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone. L'amichevole con il Celta Vigo, la squadra più quotata affrontata dal Pescara in questo precampionato, ha ribadito che le fragilità principali della squadra sono nella fase difensiva. Con Campagnaro e Fornasier fuori causa e con Coda a mezzo servizio, i biancazzurri hanno avuto i loro problemi a contenere i fraseggi della squadra galiziana, che comunque, va ricordato, è stata la sesta forza di un torneo importante come la Liga. Ai nostri microfoni Sebastiani ha annunciato l'arrivo di un paio di difensori per questa settimana. Nelle prossime ore ci sarà un incontro probabilmente decisivo con l'entourage dello slovacco Norbert Gjomber. Il Delfino punta ad avere in prestito il difensore della Roma, che dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio, che si aggira sui 700.000 euro, troppi per le casse del Pescara. Quanta parte spetterà al club di Pallotta lo si capirà dopo l'incontro. Certo che gli ultimi innesti in difesa della Roma, Fazio e Vermaelen, precludono spazio a Gjomber, che dopo le sole 6 presenze della scorsa stagione nella capitale gradirebbe giocare, e a Pescara potrà farlo. Il ritorno di fiamma per Gjomber compenserà l'impasse che si è registrata sul fronte Richard Guzmic. L'affare sembrava completato, ma qualcosa si è inceppato e l'eventuale arrivo di Gjomber può far decadere del tutto questa pista. Anche perché l'altro nome caldo è quello dell'uruguaiano del Torino, Gaston Silva, quasi tutto fatto con il Toro. Il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto per il Pescara e contro il riscatto per la società di Urbano Cairo. Gaston Silva ha un ingaggio alla portata e se al Toro è chiuso da altri difensori, il rivale adriatico troverebbe più spazio, così da mantenere anche il posto con la nazionale celeste con cui ha giocato l'ultima Coppa America. Le buone prove di Manai e Caprari hanno tolto attenzione al reparto offensivo, ma anche lì Oddo aspetta rinforzi di spessore. Si continua a lavorare su Marcello Trotta, che è un importante obiettivo, ma il nome nuovo è quello di Thomas Nesid, centravanti ceco di 1,90 m di proprietà dei turchi del Bursaspor, con cui i contatti sono stati avviati, ma la trattativa non è agevole. Dalle pagine del centro, novità di mercato, la Roma molla Gjomber e ora il sì dello slovacco. Trovata l'intesa con i giallorossi, la fumata bianca prevista entro 48 ore. Ieri un lungo vertice nella capitale tra i dirigenti biancoazzurri e il direttore sportivo Sabatini. Chiesta informazioni anche sugli attaccanti Ricci e Sadic. E poi offerto un biennale al centrocampista aquilani dello Sporting Lisbona. Forse oggi nuovo incontro con l'Inter per Verre, proposte le punte
Enesidè Maric. A Vasto Oddo fa le prove in vista della Team Cup, stasera c'è l'ultima amichevole sabato all'Adriatico, il debutto in Coppa contro il Frosinone dei tanti ex. L'intervista di Cara: Pescara puoi farcela come nel 1988, l'unica salvezza in Serie A del Delfino risale a 28 anni fa. L'ex difensore bianco-azzurro dice: in questa stagione la rosa venne arricchita con due campioni come Junior e Slikovic, ma non ci furono grandi stravolgimenti. Il paragone tra i tecnici: Oddo mi ricorda Galeone perché trasmette serenità e mi piace perché è onesto e diretto. Verre: fossi lui resterei un altro anno. E poi l'Under 21 domani verrà sfida a Manai a San Benedetto del Tronto, gli azzurrini di Di Biagio affrontano l'Albania. La Lega Pro tra Teramo e Amadio può essere il giorno del sì. Campitelli è intenzionato a prolungare il contratto del centrocampista, il trequartista Carraro. Girone duro, ma siamo forti e ce la giocheremo con tutti. Oggi in programma anche un summit tra la società e il tecnico Zauli per fare il punto della situazione sul mercato. Ripresa l'attività del settore giovanile con gli allenatori Rinaldo Cifaldi ed Edmondo De Amicis. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece Mattino 6 e la nostra rassegna stampa torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.